per manifestare il volto della Chiesa e come questo volto venga a volte deturpato. Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Un monito inatteso e pregno di significato, che non resterà certo senza eco, quello pronunciato da Benedetto XVI durante la celebrazione del mercoledì delle ceneri. Ma già in mattinata il Santo Padre, davanti a più di 5.000 persone, convenute nell'Aula Paolo VI per la consueta udienza generale, aveva parlato della sua decisione di lasciare il soglio pontificio. Ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà, per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Tutto era cominciato lunedì 11 febbraio. Nessuno infatti si aspettava che il messaggio di Sua Santità, pronunciato nel corso del Concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto, avrebbe avuto come oggetto le sue dimissioni. Di 11 aprile, spismillesimo quinto commissum, rinunziare ita da die 28 ottavo febbraio, spismillesimo tredicesimo ora vicesima. Una dichiarazione subito tradotta e rilanciata in tutto il mondo dall'agenzia ANSA, che, se letta alla luce dell'Angelus del giorno prima, acquista un significato ancora più profondo e sofferto. In quell'occasione, infatti, Benedetto XVI, parlando della liturgia della festa, aveva trattato il tema dello speciale incarico di ciascun sacerdote. Il testo odierno fa riflettere sulla vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Essa è opera di Dio. L'uomo non è autore della propria vocazione, ma è risposta alla proposta divina. E la debolezza umana non deve far paura se Dio chiama. Bisogna avere fiducia nella sua forza, che agisce proprio nella nostra povertà. Bisogna confidare sempre più nella potenza della sua misericordia, che trasforma e rinnova. Innumerevoli le reazioni da parte del mondo politico internazionale e italiano dopo aver appreso la notizia epocale. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, legato da un'antica amicizia col Santo Padre, ha commentato così la sua decisione. È stato un gesto non facile, è stata una decisione certamente generosa e responsabile, ma anche, vorrei dire, ha messo in evidenza una visione molto umana della sua altissima missione. Anche il cancelliere tedesco Angela Merkel ha avuto parole cariche di affetto per il Santo Padre, ricordando in particolare il discorso del Papa al Bundestag nel settembre 2011, quando esortò i politici a servire nel diritto e a impedire il dominio dell'ingiustizia. Non meno vicino al Papa è stato il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, il quale, memore della visita vaticana del luglio 2009, ha detto di voler esprimere a nome di tutti gli americani il suo apprezzamento e le sue preghiere per Benedetto XVI. All'interno del mondo cattolico, poi, le dimissioni del Santo Padre hanno inevitabilmente generato grande sorpresa. La sorpresa è per tutti, ma da una parte c'è chi ha sofferto e soffre, perché crede che sia, e crede in maniera sbagliata, che sia uno scendere dalla croce, un abbandonare, una sorta di fuga e abbandono all'imperante relativismo che pure Ratzinger ha combattuto. Secondo altri, invece, segnali sommessi nei mesi passati avevano ampiamente preannunciato le dimissioni del Papa. Il Papa aveva detto, conversando proprio con noi anni fa, al tempo dell'agonia di Giovanni Paolo II, aveva detto appunto che se il Papa sente di non farcela, le dimissioni sono sempre una possibilità. E poi perché lo aveva ribadito nel libro Luce del Mondo con Peter Sewald, nel quale dice che non soltanto è un diritto ma è anche un dovere del Papa farsi da parte se le forze vengono meno. Quindi qualche segnale lo aveva senz'altro lanciato. Il Santo Padre il 28 febbraio lascerà Roma per Castel Gandolfo e, al suo ritorno nella città eterna, quasi sicuramente verrà ospitato dal monastero di clausura sul Colle Vaticano, il Mater Ecclesiae, gestito dalle monache dell'Ordine della Visitazione di Santa Maria. Il prossimo conclave è previsto per metà marzo, ma chi affiancherà dentro le mura leonine il vecchio Papa, che si dedicherà a una vita di riflessione e preghiera, è, veramente, ancora troppo presto dirlo.